Buongiorno, sono sopravvissuta la nottata e grazie al mio fantastico fondotinta americano sembro anche meno pallida di quello che in realtà sono. E già mi sei spaventato ieri perché a un certo punto addirittura sembrava dovessi svenire, invece eccomi qua, sana e salva. E stamattina mele, anche a pranzo mangerò mele, meglio le mele che la schifezza che ci danno qua. Diciamo che in Danimarca non si mangia bene. Questo alberghetto qui è carinissimo perché c'ha tutte le vedete. Poi di sera è bellissimo perché si illumina tutto. E questo qui pare che sia uno degli alberghi in cui veniva spessissimo Andersen. Lì ci sono i topolini e lì ci sono i soldatini. Oggi giornata dedicata a Slot Shulman, che è praticamente l'isoletta da cui è nata originariamente Copenaghen, adesso ospita i palazzi principali della politica danese in Copenaghen. È uscito il sole. Bene. Andiamo, io oggi non sono tanto in condizione di parlare, sono debolissima, ho mangiato solo una mela, quindi mi potresti dire ai nostri gentili ospiti dove ci troviamo? Palazzo Christiansborg è la sede del potere esecutivo, legislativo e giudiziario della Danimarca e ciò lo rende l'unico edificio al mondo ad ospitare tutti e tre i poteri. Renzi sarebbe contento. L'imponente edificio visibile oggi è l'ultima edificazione di una serie di fortificazioni e palazzi avvenuti sullo stesso sito a partire dal 1167, quando fu l'arcivescovo Absalon a sceglierlo come insediamento. Comunque ci sta il Parlamento qua, giusto? Sì. Che è l'unica cosa che ho capito io. Sì. Residenza della famiglia reale, oggi sede della Corte Suprema, del Parlamento e della Presidenza, del Consiglio dei Ministri. Questa isoletta è il nucleo originale della città. Pensate, prima era Copenaghen, no, che prima era Copenaghen, era un piccolo villaggio di pescatori che si estendeva su questa isoletta. Il vlog più moscio della storia di YouTube. Però mi dovete scusare. È uscito il sole. Io sono la mia terza mela, che sarà tutto ciò che mangerò oggi. Sì, questo ci crediamo. Che asciuga i liquidi gastrici. Però le mele non danno forza, infatti mi sento moscio. Però c'è il sole! Comunque queste sono le scuderie reali, ma sono riscaldate, che sono i cavalli che gelano. Non pensavo ci fossero veramente i cavalli, pensavo fosse una roba vecchia. Per finta. Bene, poi i cavalli bianchi sono i miei preferiti. Ah vabbè, il principe azzurro. Dove lo mettiamo? Comunque si è leccato i baffi, hai visto? Eh sì, Minchia, ma ha visto la gola meno. Siamo venuti in questa caffetteria carinissima. Oggi ce la prendiamo molto con calma, visto le mie condizioni, anche perché in teoria stasera dovevamo andare a Tivoli, al parco divertimenti, quindi devo arrivarci sana e salva. Poi domani è il 31, quindi dovrei un attimo essere in forze. Adesso va un po' meglio, però appunto pian piano, che non ci corre dietro nessuno. La cosa particolare che stavo notando dei danesi, vabbè, oltre ad essere veramente carini, che io dicevo, caspita, quanti gemelli, invece no, praticamente comprano sempre passeggini a 2 a 2. Grazie a vedere che hanno, comunque fanno sempre due figli, quindi vedi il casino di questi passeggini 2 a 2 con le ruote fighissime, da praticamente da rally, da andarci un mese sulla neve, dopo le temperature. Siamo ritornati in albergo, perché pensavo di non stare benissimo, adesso sto un po' meglio, e il mio fantastico pranzo è dato da yogurt e pane. E basta. E poi speriamo di riuscire a fare qualcosa oggi, tipo andare a Tivoli. Non mi avete mai sentito parlare così lentamente, è vero? Comunque adesso va meglio. Siamo riusciti in strada, sperando che questa volta ce la possiamo fare, di fare qualcosa, di vedere qualcosa di Copenaghen. E io ho un'acidità pazzesca, ma resisto. E
Oddio, cosa volevo dire? Non mi ricordo già più. Ah sì, che sono saltati tutti i piani, tutti i programmi, quindi non lo so veramente neanche cosa vogliamo fare. Quindi adesso facciamo un giro in giro in un soundroom di Copenaghen e poi boh, penso che andremo forse a Tivoli. Penso di sì, beh, ce la possiamo fare. Comunque, sono la chiavica! E queste sono le viettine del centro di Copenaghen. E quella cos'è, Gianni? La Round Tower. La che? Round Tower. E racconta? È una torre rotonda. Costruita. Senza scale? No, perché ci salivano direttamente con la carrozza. Con la carrozza. Coi cavalli? Sì. Scappa il Gianni. E poi mi sembra una cosa fantastica fare questa salita con me che sto da Dio. Tra l'altro, cioè, i geni sono troppo belli, perché praticamente il tuo mamma stava contando le monetine, che non è molto esperto ovviamente, esatto, e abbiamo fatto una, abbiamo creato una cosa chilometrica e loro il silenzio che aspettavano, belli, tranquilli. Comunque mamma, vi faccio vedere la torre che è meglio. Praticamente proprio perché non ha voglia di fare le scale. Lì che ha fatto il sovrano, no? Salivo la carrozza. Ah pure, cioè neanche a piedi? Se no. Cioè ok, io sono già stanca. Ah, comunque è tutto così, giro in giro in giro in giro in giro. Arrivati in cima non è poi tutto, si fa tranquillamente. L'ultimo passo ci sono due scalette, ma se l'ho fatto io in queste condizioni può farlo chiunque. Adesso vi faccio vedere la vista. Quella è la cupola più grande della Scandinavia, che ricorda, come ho già detto, quella di, siamo in Scandinavia, di San Pietro. Quello lì è il Palazzo Reale dove eravamo stamattina. Poi c'erano anche le scuderie. Non riesco a memorizzare niente. Aiuto! Questo. Ma lì cosa c'è? È a Malibu. Una sirenetta lì. Che è la residenza dei reali. Quella che abbiamo visto noi è la torre, eravamo qua sopra, poi in realtà c'è tutta la cattedrale dietro e siamo proprio nel cuore della Trinità. La Trinità? Si chiama così? Sì, la chiesa della Trinità. Ah, la chiesa della Trinità, che si trova proprio nel centro storico di Copenaghen. Qua siamo all'interno di, non ho ben capito cosa, siamo sotto il tetto? Il sottotetto della cattedrale. Ah, il sottotetto della cattedrale. Puoi notare l'agnometto, che loro li mettono ovunque, sono bellissimi. E praticamente è tutto costruito con il legno, quelle sono le travi che reggono la torre. La cosa pazzesca è proprio questo, che è tutto il legno. E a due posti dal centro c'è il loro mercato, che è veramente carino, perché c'è la frutta e la verdura esterna, qua con i banchetti, e poi invece lì all'interno c'è, sono cioccolaterie, roba greca, poi si può mangiare e comprare anche le cose non frutta e verdura, insomma. Anche in Germania nostra hanno i mercati all'aperto, che sono troppo bellini. Ed è veramente carino, loro sono deliziosi, non fanno neanche cacciuola, belli belli. Qui c'è la carne e di là c'è la fila per il pesce. Bello perché fa sì, tipo mercatino, però in realtà è un mercato cittadino nel cuore di Copenaghen. Bellissimo. Bla bla bla. Ci siamo addentrati all'interno e c'è di tutto e di più, come potete vedere. Questo è il mapulè francese. Ah, questo è il reparto francese. Poi di qua abbiamo il fish and chips. Poi vabbè, là c'era il sushi. Qui lo spagnolo. Insomma, questo è figo perché è coperto, sta dal calduccio e potete assaggiare il mercato etnico alla fine. C'è di tutto e di più. Alla faccia del fish and chips, queste sono quelle di granchio, che di qua c'è la spada, la platessa, fantastico. Questi qua sono i tipici panini danesi, lo smørrebrød, dove praticamente c'è il loro pane ai cereali, poi solitamente c'è il pesce, in questo caso vabbè la patata, però a base soprattutto di pesce. No, è vero, questa è la ringa. Questa con la ringa. Questa è una specie di... Che praticamente uno di questo ti riempie una cifra. E questo invece c'è... Roast beef. Roast beef.
Che poi come i tedeschi vanno in giro con queste fantastiche biciclette che sono una figata, perché praticamente tu vai lì, pedali, qua ti metti la tua spesa o i bambini o il cane o quello che ti pare. È tutta una città praticamente di biciclette, fighissimo, bellissimo. Infatti macchine in strada praticamente non ce ne stanno, e loro la macchina la usano solo per spostamenti lunghi. E alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo dentro. Questo è proprio l'ingresso, che è già tutta una lucetta. Guardate che bello. Mi è impazzito il Gianni, continua a fare foto a qualsiasi cosa, siamo ancora all'ingresso, non abbiamo fatto 2 metri. Comunque è bellissimo con le luci, se dovete venire sotto le feste di Natale venite qua perché è bello bello bello. Guardate. Guarda, 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 guarda. E questo è solo l'ingresso praticamente. La via che porta all'interno. È bellissimo. Gnometti. Guardate che bello, qua ci sono tutte le casettine degli gnometti, tutti gli alberelli, belle, belle, ma basta che ci sono 2 luci e sono tutta contenta. Poi il parco ha dei richiami pazzeschi all'Oriente perché chi l'ha costruito era un attimino in fissa. Praticamente qua se siete dei bambini, cioè, potete impazzire, guardate cosa non è. Bello. Io là sopra non ci salgo, no no no. Ma è finito. Sta scendendo, ma adesso cosa fa? Scende? Sì, adesso è finito. Scende perché poi saliva e gira gira. Qua invece c'è il reparto caramelle. Tante, tante, tante caramelle, guardate qua. Sembra di stare in uno di quei livelli di... Candy Crush. Che io mi sono disintossicata perché praticamente ero come tutti voi, ammettetelo, dipendente da Candy Crush, invece ce l'ho fatta a disintossicarmi. C'è il nasino tutto freddo. Il mongolfiere, fatta. Eh? Il mongolfiere. Dai, bacino sotto le lucette. Poi tra l'altro allora qua abbiamo i biglietti, ci sono di 2 tipi, o sono i giardini che ve lo consiglio che costa 15 euro, o se no tutto il pacchetto con le giostre, ma secondo me è carino venire di sera e fate il giardino. Poi per mangiare ci sono un sacco di posticini e non si spende neanche tantissimo. Abbiamo i topolini, la mucchina, belli, guarda che bellini. Ah, belli questi Gianni, guarda che belli. Belli. Bello, questo mi piace. Gianni mi ha comprato questo qua, un angiolettino, con il pacchettino in mano. È carinissimo. Una fesseria, molto carino, un buon Natale, bello. Ti piace? Bello, bello. Sono le 5:30, ma comincia a fare freschetto. Quindi mi sono abbardata. Siamo arrivati alla pagoda, che è famosissima qui a Tivoli. Eccola là. Quindi si è nostalgia del Giappone, ci sono le lanterne, guarda che bello. Ci stiamo scaldando un pochetto dentro al barettino e già mi si è preso il... come si chiama? Glock? Glock. Glock. Com'era? È molto buona, una sangria calda. Ma che c'è dentro? Vino, zucchero, mandarino, mandorle, chiave di garofalo. Un po' di brandy e scalda. Vedi come fime, fime, fime. Vedi cosa sono, scusa? Ma cos'è? Mandorle, questo non lo so, sembra uvetta. Uvetta. All'interno di Tivoli c'è anche il parco dove ci sono gli animali, così, belli, liberi e soli. Gianni, l'albero dell'amore. Oddio. Quanto mi ami? Assai. Ma quanto mi costi? Di più. Guardate che bello, 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 bello. Tornati in albergo sani e salvi, e al giorno 3 di Copenaghen si conclude qui.
dalla vostra piena risorsa, un besito.